Vi sono mai state fatte promesse da qualcuno che non le ha mantenute? Ecco, penso che le tentazioni siano proprio promesse non mantenute. C'è qualcuno che si diverte a promettervi mari, monti, successo, potere, fama, gloria, che il vostro nome venga ricordato. In sostanza vi si promette un cuore bello pieno di gioia e di felicità, ma il diavolo questo non è capace di farlo. Le tentazioni che ha vissuto Gesù sono le stesse tentazioni con cui siamo alle prese anche noi ogni giorno. Ecco, Gesù allora ci mette in guardia. Da una parte ci avverte subito che la vita è un grande combattimento, un combattimento in cui essere furbi, astuti e soprattutto svegli. Dall'altra parte ci dice che solo Dio può riempire davvero il nostro cuore, non gli idoli, non il diavolo, che ci rendono schiavi, prigionieri di noi stessi, di mille promesse che poi non trovano attuazione, ma solo Dio riempie il nostro cuore di gioia e di felicità. Allora nella vita occorre non inginocchiarsi davanti a nulla e a nessuno, ma piegare le ginocchia solo davanti a colui che possiamo davvero chiamare nostro re perché ci rende davvero liberi.